Carissime, carissimi, San Luca, con dovizia di particolari, ci narra la modalità con cui avviene la Pentecoste. All'improvviso, cioè come un dono che nessuno può pretendere, dal cielo, cioè da Dio, per sua iniziativa. Il fragore, narra l'Evangelista, è il vento che si abbatte impetuoso, una potenza di irruzione. Infine l'espressione riempì tutta la casa. È un dono totale, investe ogni cosa, non lascia fuori niente e nessuno. Poi l'Evangelista continua a descrivere il dono dello Spirito a partire dai suoi effetti nella vita di coloro che lo ricevono. Lo Spirito è come il vento, non sai da dove viene e dove vada, ma lo senti. Lo Spirito lo percepiamo proprio soprattutto dagli effetti, e la vostra presenza, carissimi amici, oggi, che ufficialmente diamo vita a questa settimana in cui arriva a compimento il 7° incontro mondiale delle famiglie, la vostra presenza è un effetto da cui noi possiamo risalire al dono dello Spirito che in questa Santa Eucaristia ci viene elargito per la potenza di Gesù morto e risorto. Per meglio cogliere che cosa significhi questo dono per noi uomini, possiamo rifarci proprio a un elemento dell'esperienza familiare, esperienza che noi tutti facciamo. Pensiamo alla nascita di un figlio. Non è forse questo un dono gratuito che eccede, che va oltre persino il gesto di amore dei genitori e irrompe, quando si produce, potente nella sua natura irriducibile, singolare, e cambia totalmente il ritmo di vita della famiglia. Si può dire che in misura infinitamente maggiore avviene la stessa cosa per il dono dello Spirito del Padre e del Figlio nella comunità cristiana. Dono dello Spirito che, non dobbiamo dimenticarlo, ci rende figli di Dio nel Figlio suo Gesù Cristo. Ecco un nesso importante con la nascita del figlio nella famiglia. Ma domandiamoci, siamo qui a compiere questo gesto perché, come ci siamo detti tante volte, come i responsabili che vi stanno guidando in questa grande intrapresa vi hanno sovente ricordato, siamo qui per una ragione fondamentale. Non vogliamo perdere di vista il perché e soprattutto il per chi di questo importante, decisivo servizio. Allora, da dove ci viene questa capacità di accogliere il dono e di farci a nostra volta dono? Ce lo ha detto il Santo Vangelo: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, colui che è chiamato a star vicino a voi, perché rimanga con voi per sempre. Allora Gesù
si presenta come colui che intercede presso il Padre, colui che può elargire il dono dello Spirito. E su cosa poggia questa sua domanda a nostro favore? Poggia sul dono totale di sé che Gesù ha dato nella sua Pasqua, che noi per 50 giorni abbiamo celebrato con grande gioia. Dopo avere compiuto con la sua morte e risurrezione la propria opera, l'opera di salvezza del mondo, di tutta la famiglia umana, anche di noi, Gesù torna al Padre. Ma qui dobbiamo intenderci bene: questo suo andarsene non è un abbandonarci, anzi è la condizione di un nuovo venire. Lo stesso Vangelo di oggi dice: non vi lascerò orfani, verrò da voi. E la novità di questa nuova venuta è la sua presenza nello Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, presenza permanente tra noi. Una permanenza che ha un carattere molto bello e preciso: la familiarità. Lo Spirito, dice sempre il Vangelo, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi. Per questo Gesù lo chiama un altro paraclito, perché lo Spirito è assimilato a Gesù stesso, alla sua presenza che consola, che fortifica, che intercede. E allora la familiarità di Gesù con lo Spirito, mediante il dono che oggi egli ci fa nella Santissima Eucaristia, fa scoprire ai discepoli che la familiarità vissuta con Gesù li assimila sempre di più a Lui, li immedesima sempre di più a Lui. Lo Spirito Santo che ci è donato nella Pentecoste, carissimi amici, ci assimila sempre di più a Gesù vivo in mezzo a noi. Ecco il chi, il per chi del vostro servizio, ma di tutto il nostro agire. E qual è il segno di questa assimilazione carica di familiarità a Gesù, che è opera dello Spirito Santo? È proprio un nuovo stile di vita che egli genera in noi cristiani. Certo, non per i nostri meriti. Molti si scandalizzano dei peccati, degli errori, delle fragilità degli uomini di Chiesa, ma la Chiesa è fragile nel suo personale, assai spesso, come la storia dimostra, ma la persona della Chiesa in se stessa è santa. Noi sappiamo bene che non è per i nostri meriti che possiamo essere nuove creature, ma è per la sua misericordia che noi sperimentiamo una vita nuova che va ben oltre, che eccede in ogni modo le nostre fragili capacità. E da dove lo si vede questo? Mi preme sottolineare soprattutto due tratti che hanno molto a che fare col servizio che state compiendo ormai per taluni da molto tempo e che avrà in questa settimana la sua massima importanza ed espressione. I due tratti che voglio sottolineare della novità di vita che lo Spirito Santo ci dona sono l'unità e la missione. Tra poco pregheremo il Padre dicendo: rinnova, o Dio, il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Ecco l'unità: si uniscano le diverse lingue
e i diversi popoli dispersi, quanto ne ha bisogno il mondo di oggi, quanto ne ha bisogno il nostro amato paese, quanto ne ha bisogno la Chiesa. L'unità, lo si vede bene nella lettura, è espressa dal fatto che si trovavano insieme nello stesso luogo, è fisica. È espressa poi dal fatto che l'unico evento a cui partecipano è lo Spirito Santo stesso, furono colmati tutti, tutti, sottolinea la lettura, di Spirito Santo. E ancora è espressa dal fatto che tutti poi proclamano il medesimo annuncio, una unità che esalta il dono di ciascuno come nel vostro servizio. Tutti, una cosa sola, un corpo solo, come io vi vedo qui nel grande abbraccio del nostro Duomo, ma che valorizza i doni di ciascuno e sono così posti al servizio della grande famiglia che si incontrerà questa settimana da tutto il mondo qui da noi. A ciascuno, infatti, lo Spirito parla tramite gli Apostoli nella propria lingua, il miracolo di Pentecoste. A ciascuno lo Spirito di Gesù risorto parla secondo la propria storia, secondo il proprio cammino personale. Non c'è luogo che esalti la libertà nel tempo stesso in cui afferma la forza della comunità come la comunità cristiana. Anche San Paolo, abbiamo inteso, da parte sua sottolinea lo stesso carattere, l'uniformità nell'unità, riferendosi soprattutto alla vita della Chiesa. Vi sono diversi carismi, vi sono diversi doni gratuiti, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, diversi doni istituzionali e gerarchici, ma uno solo è il Signore, un unico Spirito, nella diversità dei carismi e dei ministeri. Questa è la Chiesa bella che dobbiamo testimoniare. E la manifestazione dell'unico Spirito, carissimi amici, ha un solo scopo: l'edificazione della Chiesa nel bene comune, come ci ha detto l'Epistola. Il bene comune è lo stesso Cristo Signore. Allora, questa unità, ecco il secondo elemento, è per la missione, per la comunicazione della bellezza, della bontà e della verità di questa grande famiglia sui generis, come diceva Paolo VI, quasi un'etnia sui generis, che è la Santa Chiesa di Dio. E il racconto degli Atti sottolinea il carattere di questo prodigio della pluriformità nell'unità, proprio quando gli Apostoli, per la potenza dello Spirito, liberi da ogni terrore, da ogni paura, incominciano ad annunciarlo a tutto il mondo fino al dono letterale, fisico, della propria vita. Carissimi amici, il 7° incontro mondiale delle famiglie è un'occasione privilegiata per contemplare all'opera il dono dello Spirito attraverso l'unità, chiese provenienti da più di 150 paesi del mondo, e attraverso l'urgenza missionaria, il gesto straordinario che tanta generosità vi domanda è per potenziare l'ordinario della vita della Chiesa, per far vedere che la Chiesa esiste solo per lasciar trasparire sul suo volto la bellezza del Dio vivo e la potenza dello Spirito che ogni giorno la rinnova nonostante i nostri limiti, perché ogni giorno ci offre la possibilità del perdono e della riconciliazione. In particolare in tutti voi volontari,
convenuti oggi in Duomo per celebrare insieme all'Arcivescovo la solennità della Pentecoste e invocare una speciale grazia dello Spirito, il mandato per i giorni che ci aspettano, in particolare voi dovete tener conto che i diversi servizi che siete chiamati a svolgere debbono essere l'espressione di questa unità vivente, tutta la Chiesa ambrosiana, la Chiesa universale, che ha in Pietro la sua roccia. Quale grande dono ci fa il Papa per aver inserito nel settimo incontro mondiale la visita pastorale a Milano, che si articolerà per ben 5 atti rivolti alla nostra Chiesa in modo speciale. Allora tutta la Chiesa ambrosiana, la Chiesa universale, che si stringerà con affetto ed amore intorno al Papa, vi dicono fin da ora, per bocca dell'Arcivescovo e di tutti i collaboratori che hanno curato questo straordinario incontro, il loro grazie. Insieme, al termine di questa solenne Eucaristia, noi rivolgeremo una speciale preghiera allo Spirito. Lo faremo perché ci illumini sul significato di questo prezioso servizio. Non potrete magari vivere direttamente tantissimi gesti, sarete nelle retrovie, ma se non perderete il perché, se non perderete il significato del gesto, voi farete un'esperienza forse anche più intensa di chi potrà partecipare in maniera diretta a tutti gli atti. Pregheremo lo Spirito perché ci illumini sul significato di questo prezioso servizio e ci sostenga nella sua attuazione. Allora, tutti insieme ci disponiamo ora a continuare la celebrazione eucaristica, consapevoli del dono dello Spirito Santo che in essa riceveremo, e ci prepareremo a fare nostre la preghiera che reciteremo dopo la comunione. Il Padre ci comunichi il fervore dello Spirito. Fervore. Questa effervescenza della vita che voi qui esprimete, grande consolazione per la Chiesa Santa di Dio, grande segno per il presente e il futuro della nostra Milano. Il Padre ci comunichi il fervore dello Spirito che animò visibilmente gli Apostoli e li rese nel mondo testimoni del Vangelo. Carissimi amici, sono certo che voi tutti state operando per questo motivo profondo: diventare, lasciarvi animare visibilmente dallo Spirito e essere testimoni nel mondo del Santo Vangelo. Amen.